Adesso andiamo ad Alviano, dove sempre domani prenderà il via l'edizione zero di Castello Sonante, 2 giorni di musica e teatro all'interno della Fortezza Rinascimentale, direzione artistica affidata al maestro Arturo Arnecchino. Vediamo con Federica Becchetti. Far vivere il castello, riempirlo di gente e note, meglio ancora farlo risuonare. Nasce così Castello Sonante, la manifestazione che si terrà domani e dopodomani nelle sale del castello di Alviano. Un'edizione numero zero per far conoscere le bellezze di questa straordinaria struttura rinascimentale. L'iniziativa è promossa dal comune grazie al contributo del GAL Ternano. 2 giorni di musica, teatro e arte, installazioni sonore, laboratori per bambini e visite guidate gratuite. Previste anche degustazioni con prodotti a chilometro zero. All'interno del castello si trovano 2 musei, quello di Bartolomeo d'Alviano e i condottieri umbri e quello della civiltà contadina, una parte ospita il municipio. Nato nell'anno 1000 come torre d'avvistamento, nel 1500 divenne fortezza militare, ora completamente ristrutturato e aperto al pubblico. Gli appuntamenti principali di Castello Sonante saranno quelli con la musica, con i 2 concerti serali, quello dell'ensemble multietnica Mad Free Orchestra e l'opera rock Missa Laica con la Sinfonia Band e il maestro Arturo Annecchino, al quale è stata affidata la direzione artistica del festival. Annecchino, pianista e compositore romano di musica per teatro, danza e cinema, ora residente nelle campagne umbre da oltre 40 anni, anima con la sua musica le scene dei più prestigiosi teatri del mondo. Con lui il castello si popolerà di suoni e Risuonerà tutto, suoneranno le valigie, suoneranno i quadri, suoneranno le voci recitanti degli attori, tutto diventa suo, cioè tutto il suono che verrà fuori appunto dal castello stesso. Questo è un momento delle prove generali dell'opera rock Missa Laica. Il tema del festival quest'anno sarà quello dei fantasmi.